Per me la sfida grande è riuscire ad arrivare nei villaggi, no? E annunziare Gesù, come diceva Benedetto XVI, l'unico salvatore del mondo. Mi piace pensare che il popolo in Guinea, Bafatà, nell'Africa, è un popolo religioso. Papa Benedetto diceva, no, che è un grande polmone spirituale per l'umanità e i popoli dell'Africa. Però ha bisogno di ascoltare la voce di Cristo. Io vedo che la catechesi, le missioni hanno difficoltà a entrare nei villaggi, annunziare Cristo, che è veramente la plenitudine, no, della plenitudine della rivelazione. Per me questa è una sfida e si sta lavorando molto in questo senso, il primo annunzio, questa è una. Non so, mi viene in mente dire per esempio la questione economica, no? Per portare avanti la diocesi, le missioni. Ringraziamo il Signore perché il personale sta aumentando, i sacerdoti, i consacrati, i catechisti, aumentano, sempre con difficoltà, però non è facile in una situazione economica come la nostra trovare dei soldi per portare avanti minimamente con dignità le missioni. E poi l'altra sfida è un'altra, che è quella della Guinea, una nazione povera, una nazione con tantissime difficoltà, se pensiamo all'educazione, se pensiamo alla sanità, e allora le difficoltà sono tante. Allora io insisto, diciamo così, su questi tre punti fondamentali della nostra azione missionaria. L'uno appunto l'evangelizzazione, il primo annunzio, la catechesi, ci impegniamo a elaborare dei sussidi, di tradurre catechismi, la Bibbia e tutto. Allora, l'annuncio. E poi questi altri due punti fondamentali, che è appunto l'educazione e la sanità, sono due punti fondamentali, vanno insieme, vanno insieme. Allora, l'evangelizzazione è una promozione umana. E mi piace ascoltare Paolo che dice, San Paolo che dice, se uno è in Cristo, quest'uno è una nuova creatura. La vita cambia, cambia veramente. E poi la gente che vedi, l'impegno della Chiesa nell'ambito sociale, la scuola, l'educazione, queste cose, sa che noi facciamo questo per un amore, no? Un amore a Dio e un amore ai fratelli. Per cui per me vanno insieme. E siamo veramente invitati a portare avanti tutte le due cose, l'evangelizzazione e promozione umana, vanno insieme, è un impegno totale della Chiesa.